mio amico mi dice: guarda, dobbiamo andare a prendere dalla legna sul porto perché non ce ne abbiamo più. Insomma, siccome che avevano fatto saltare tutta la banchina i tedeschi, c'erano le gru tutte giù, con le gru a cavalletto erano giù. Andiamo su e abbiamo preso si faceva sempre il sale con quelle traverse lì. Quella mattina è andata a mare, andiamo su, c'è uno dalla Wehrmacht, avevano già preso i miei tre compagni, e io arrivo lì e mi dice: come? No, come? Raus, vieni su. Allora io vado su, mi metto tutti insieme e ci porta dove c'è la chiamata del porto, e lì c'era le SS. Andiamo dentro, su, quello là, Milite se ne va via, e noi stiamo lì dentro. Dice: cosa fate sul porto? Siamo venuti a prendere il traverso per fare il sale, così così. Poi mi perquisisce, mi vede, c'ho il portafoglio dentro, c'è che lavoro nell'Ilva, tutto così. Mi dice: e te? E io vado insieme a loro perché in casa ho tre fratelli e la mamma da mantenere, e quando sto a tempo vado con loro. Beh, mi danno il documento, me lo metto in tasca a Sant'Agostino. Ci hanno portato a Sant'Agostino e siamo stati 5 giorni. Poi di lì è venuta la Guardia Nazionale del Lavoro, ci ha portato su dove studiavano da preti. Portiamo su, quando andiamo su, andiamo dentro e le dico ai miei compagni: cosa c'è successo? Guarda lì, cos'è, sangue? Mi dicono sì, e sul tavolo in terra. Mi dice: qua, poi ti faccio vedere chi è. Erano dalla Piaggio, erano saldatori dalla Piaggio, anche loro erano lì. Viene su, quello lì viene, apre la porta, eravamo chiusi, apre e ci porta da mangiare, mezzogiorno, un pezzo di pane, un pezzo di formaggio, mica così. Tal visore a capo, ci hanno messo sul treno. Il treno era civile, no? Però c'erano loro sopra, c'erano quattro tedeschi. Italiani non c'erano più, c'erano i tedeschi davanti e dietro, avevano la fascetta rossa con la bianco e c'era la svastica, erano loro, e ci portano a Tortona. A Tortona ci danno mano di nuovo agli italiani, siamo stati 2 giorni lì, poi arriva il dottore, una dottoressa tedesca, e ci fanno la visita, ci guardano, tutto a posto, e ci guardano se siamo ebrei. Ok, di lì ci hanno imbarcato, hanno portato a Sesto San Giovanni, ci hanno messo sopra la tradotta, chiuso con altri, e ci hanno portato in Germania. Avevo un paio di scarpe che l'avevo presa l'8 settembre. Un tedesco, un fascista, ma l'ha vista lì a San Vito. Mi guarda, mi dice: prenditi questi qui, quelli nuovi, e dammi quella. Io ho detto: no, perché ti do questi? A te vanno bene con questi. Insomma, ho dato un ciaffone e un calcio nel sedere. E mi ha buttato le scarpe, mi ha preso le mie erano di cuoio, e mi ha dato quel paio di nuove. Dalle nuove me le sono messe. Quando arriviamo al confine, com'è sopra, a Innsbruck, arriviamo a Innsbruck, esattamente, ci fanno scendere, c'era la neve alta, così era. Messo tutti in riga, e passa il tedesco, ma però insieme aveva un cruco italiano. Passava lì e diceva: quanti anni hai? Cosa sei capace a fare? Arriva da me. E le dico: ho 17 anni e sono capace di fare il saldatore, ossia acetilenico. Partiamo, quando siamo all'inizio di Monaco, di Baviera, il treno si ferma e passa un treno armato tedesco, andava su nell'interno. Dopo un po' il treno parte, si sente dei colpi, allora il treno si ferma. Dopo un po' ci danno via, arriviamo vicino alla stazione, il treno armato era là. Rovesciato in terra, gridi, fuoco, c'era tutto il parco, ogni tanto qualche colpo che esplodeva. E ci hanno fatto a piedi, 3 chilometri abbiamo fatto a piedi, tutto lì fuori dalla stazione, e siamo andati all'altra parte, c'era il treno che ci aspettava. Siamo arrivati lì, ci hanno imbarcato sul treno e destinazione Ilkerode, si chiamava, dove siamo andati noi, Ilkerode. Siamo arrivati a Ilkerode, ci hanno messo dentro una baracca. Io facevo il 13° invitato, erano 12 loro e io facevo il 13°. Erano militari dell'8 settembre e mi hanno visto acquistati lì i calzoncini corti, la maglietta e quei scarponi che si sono aperti perché ho camminato nell'acqua. Io l'avevo legato col filo di ferro e sono arrivato lì. Sono arrivato là e ero un bacalà, sembrava essere scemo dal freddo che c'era. Eravamo 29 sotto zero e uno ha cominciato a darmi.
maglia, uno con quei colletti così, nera, tutto pieno di buchi, e loro erano anni che erano lì, no? L'altro, i calzoni tutti strappati, meglio che niente, mi sono tenuti i miei sotto, in più mi sono messi quelli lì e stavo un po' meglio. E l'altro mi ha dato un po' di disoccoli. Sono andato in reparto, ci hanno fatto la prova di stand attore e sono stato io il primo. Mi dicono, mettiti lì sopra, c'è il tubo e tacchi con la flange, perché c'era quello che parlava italiano, un gruppo, no? Devi taccarla. Vabbè, vado là, preparo tutto, poi metto lì e il tubo è sopra, sulla rondella, e la flange andava giù e non potevo essere. Allora cerco dalla roba per metterlo lì tutto. E poi le dico al tedesco, a quello lì italiano, no? Le dico, mi serve la squadra. Guarda al tedesco e le dice, guarda quella cerca la squadra, poi arriva e mi dice, vai là dentro, vado a cercare. Vado là dentro, prendo la squadra era fatta così, poi saliva su e poi andava giù, così, c'era lo spazio, no? Mi sono preso, portato, l'ho messo lì sopra, sotto ho messo dei sacchi lì apposta lì da trovare e tutto a posto lì. E l'ho messo lì, l'ho puntata, poi ho preso il martello, tan, l'ho messo a posto, poi l'ho girata così. Altro puntino lì e l'ho guardato, era a posto con la squadra. Allora ti ho detto ok, ho detto va bene così, quattro punti, una parte così, così. Mi ha detto va avanti, ho fatto tanta saldatura così, l'ho cominciato di qui andare su, no di sopra, di qui andare su, come il dito, l'ho fatto la saldatura così. Viene lì, sento padre, sulla schiena mi fermo, c'era il tedesco, l'altro, l'interprete non c'era, mi dice prima, ma io non sapevo cosa vuol dire. Prima, basta. Poi quando è venuto l'interprete ha detto, mi ha detto prima, mi ha detto che sei bravo. Per mezzogiorno ci davano una zuppa così, di barbabietole, non so. Era, poi dentro c'era tanti ossetti, era, si vedeva degli occhietti così, come avere dell'olio, no? Di sopra. E si mangiava quello lì, alla dita ce lo dava. Alla sera avevamo 1,5 kg di pane per 7 giorni. E ci davano un po' di margarina e quando era un po' di sanguinaccio allora più spesso perché non potevano tagliarlo fino e tutto lì il mangiare 12 ore al giorno e togli però alla notte si dormiva e c'era uno di guardia tedesco era una persona anziana e passava di notte lì con una campanaccia din don Austin e ci faceva scendere dalla baracca in mezzo alla. C'era un prato grosso, due mattoni in mano di quelli non forati, quelli buoni, un po' di ginnastica per un quarto d'ora, come ci piaceva. E poi ci mandava a dormire, no? Mandava a dormire poi alle 5 in piedi. Si mandava perché alle 6 sul lavoro. E sono arrivati gli americani il 9, 29 di gennaio, di marzo, sono 29, 30 di marzo, sono arrivati loro, il fronte è passato. All'indomani c'erano il secondo gruppo e sono arrivati lì e noi tutti fuori, nessuno. Vengono lì e dice, chi è che vuole venire con noi? E lì vanno i miei compagni, mi dice, e vieni anche te. E mi dice, quanti anni hai? Io 17. Ah, no, no, no. Io partigiano, brrr, io non l'avevo mai fatto. Allora mi prende, mi dice, allora ok, vieni, sono andato con loro, ci hanno caricato, eravamo 100 persone sopra un camion, ci hanno mandato indietro a casa. Allora lì ormai era zona libera a casa. E poi è finita la guerra. È fatto un mese, marzo, aprile e giugno, finito tutto.